partita clamorosa di Mario Balotelli che fa volare la Dana Demirspor, di Vincenzo Montella, che ha stravinto per 7-0 contro il Göztepe. A vedere un Super Mario Balotelli così in forma, non si può fare a meno di pensare a quanto potrebbe esserci stato utile in nazionale. Forse, se fossero stati messi da parte certi pregiudizi legati al suo passato, Super Mario sarebbe stato convocato e con le sue giocate ci avrebbe consentito di partecipare al prossimo mondiale. Il quinto gol segnato da Mario Balotelli contro il Göztepe è semplicemente qualcosa di sensazionale. Un gol di una bellezza eccezionale. Sicuramente possiamo dire che si tratta di uno dei gol più belli e spettacolari di tutti i tempi. Adesso ascoltiamo le parole di Antonio Cassano in merito al portentoso gol di Mario Balotelli. Caprare, a proposito, Lele, sì? Prima di chiudere, sì? Che qui io continuo, soprattutto negli attaccanti, ha fatto un gol Balotelli. Ha fatto sette doppi passi e poi Rabona. Lele ha fatto un gol, una roba meravigliosa. Allora, cosa fa? Lui, ovviamente, ogni tanto lui sa che mi manda messaggi. So, guarda qua. Dico, tu veramente, Mario, tu sei veramente un demente. Ma chi ha mai messo in dubbio quello che tu sai fare? Il problema non è questo. È che tu sei come me, che ti manca il venerdì, sabato e la domenica in testa. Ma ieri ne ha fatti 5. 5, sì. E ha fatto 7 doppi passi e la Rabona? Ha fatto un gol meraviglioso e mi dispiace tanto che in questi attaccanti, io penso, che, e ne sono convinto, che l'attaccante più forte italiano è ancora lui. Con, ovviamente, perché poi Vincenzo anche mi ha detto, che l'ho sentita anche in questi giorni, Lele quest'anno non ha saltato un allenamento, si sta comportando bene. È migliorato, è normale che non è, anch'io a 40 anni continuo a rompere la minchia, però a 20 lo rompevo di più. Lui è cambiato, si allena tanto, perché quando è arrivato Vincenzo aveva qualche chiletto in più, ha fatto il serio, professionale, esce poco, e ha fatto 5 gol l'altro giorno. Allora io dico, santa miseria, dico Mario, il problema tuo è che devi connetterti lunedì fino al giovedì e poi venerdì, sabato e domenica. Perché se ti scordi come me, fai disastri. E ha fatto un campionato meraviglioso, per me è ancora il miglior attaccante italiano. E io penso che dal prossimo settembre lui ci deve essere dentro. Perché si ricandida, Mancini lo conosce molto meglio di me, di te, di tutti, Lele, l'ha buttato lui dentro. Quanti anni ha adesso, Anto? Lui è un 31 anni. Sì. È un 90. Deve fare 32, sì. Sì. E poi tutti possono dire tutto quello che vuole. È un bravo Cristo. Lele è un bambino ancora. Ha 32 anni. Se tu lo conosci, non so se hai avuto la fortuna. No, ci siamo scambiati qualche messaggio. Ok, Lele è un ragazzo. Tu gli parli, che ne so, di coppe, lui va a bastone. È un bravo Cristo, un bravissimo ragazzo, eccezionale. E gli ho detto, stasera parlerò del tuo gol, prima che chiudo la trasmissione. perché il gol non è che ti manca, il gol. È tu che ti manca il sabato e la domenica. Ritenete siano giuste le parole di Antonio Cassano? E voi cosa ne pensate? Siete favorevoli ad un ritorno in nazionale di Mario Balotelli? Un cordiale saluto a tutti.